Considerate che queste scene, per chi non sapeva leggere né scrivere, perché nel 1400 ce n'erano ancora tanti, vi garantisco, andare a scuola non era fattibile, vuol dire nascono le università, ma sono per pochi, la gente del popolo che frequentava anche la chiesa non aveva minimamente istruzione e conosceva attraverso questi affreschi. Conosceva le storie della Genesi, le storie della Bibbia, conosceva le storie dei Vangeli e poteva comprendere le verità cristiane che la Chiesa aveva insegnato. Guardate, ecco, visto più da vicino il dettaglio di questo bellissimo nudo, di questa figura. Guardate anche il perizoma che sta indossando, potrebbe sembrare un personaggio a noi contemporaneo. E veniamo ora a un altro affresco. Che è legato al lavoro sia di Masaccio che di Masolino, anche se viene grandemente più attribuita a Masolino, però si pensa che nell'impianto compositivo ci sia comunque la mano di Masaccio e che poi sia stato però magari terminato da Masolino. Perché vi dico questo? Perché qui vengono rappresentati con la prospettiva centrale. Se voi tirate le diagonali dei palazzi, vedete, convergono in un punto. Vi ricordate il pagamento del tributo che vi ho fatto vedere? Le figure convergevano ampiamente nella figura di Cristo, che era l'immagine principale. Qui, come potete vedere, se voi tirate le diagonali, lo vedrete poi da un'immagine successiva, le figure convergono in quei due personaggi che stanno passeggiando in un luogo che non è quello reale, perché il luogo dove avvengono questi due miracoli di San Pietro, che sono, vi ripeto, la guarigione, vi dico, la guarigione dello storpio e la resurrezione di Tabità, è interessante perché avvengono in realtà a Lidda e a Giaffa, che sono luoghi completamente diversi dall'ambientazione che viene presentata qui, no? E qui siamo nella Firenze del 400 e qui guardate queste scene di miracoli. Riconoscete ancora San Pietro perché è quello vestito sempre con la tunica arancione, vi ricordate? E vestito un po' anche con la sopra azzurro e mantello arancione. Guardate, lo storpio, la dignità anche di questo storpio che è lì seduto a terra. E sta chiedendo l'elemosina, un aiuto, no? E San Pietro farà di più perché lo guarirà. E guardate invece la scena di destra, è la resurrezione di questa donna che si era ammalata e praticamente San Pietro con un semplice gesto benedicente sta salvando e riportando in vita questa donna che ha già ripreso vita. Vi voglio mostrare però delle scene a questo punto, dei dettagli, dei particolari. Guardate per esempio questa che vi dicevo, dove la prospettiva, ecco, va a focalizzare nostra attenzione su quei due personaggi piuttosto che su qualcosa di prettamente importante. Anzi, le due scene che vi dicevo delle miracoli di San Pietro sono relegate in un certo senso in secondo piano, tra virgolette, no? Da un punto di vista di inquadramento prospettico. E guardate invece la cura del dettaglio che si vede nelle scene dietro. Trovate per esempio, se voi andate a Firenze ancora oggi, guardate Palazzo Davanzati, che è uno dei palazzi medievali più belli, no? Di Firenze. Trovate ancora elementi riconducibili a queste immagini di Masolino e Masaccio. Per esempio, guardate l'idea di appendere i panni, di appendere dei tendaggi e l'idea anche, non so se riuscite a vederla, c'è addirittura una scimmietta legata nella finestra in alto, nelle finestre centrali in alto, c'è una scimmietta legata con una catena perché le persone nobili, importanti, era un lusso avere, no? Una scimmia, l'animale di casa che veniva mostrato, venivano mostrati i tappeti. Ci sono scene della vita della Firenze da allora, ma anche questi due personaggi, in realtà a loro interessava rappresentarli perché Firenze è una città dove si, voglio dire, dove si producono la lana, i tessuti, la seta, l'arte della lana, l'arte della seta sono arti maggiori, più importanti a Firenze, no? Le arti maggiori. Guardate, bellissimo il dettaglio di quel vicolo,
con la finestra sopra quella costruzione più aggettante, o guardate la signora che esce con il bambino, l'altro sta rientrando in casa. Sono dettagli straordinari di una vita della Firenze proprio del 400. Guardate ancora più da vicino, no? Questi dettagli, i vasi di fiori sulle finestre, oppure le gabbie dove ci sono uccelli. Sono tutti elementi che ci parlano appunto di una Firenze dell'epoca, e questi, ecco, sono i due personaggi, vedete, bellissimi, con questi vesti damascate, così.